Ispezioni lungo la linea Maginot. Il generalissimo Gamelin, comandante in capo della totalità delle forze terrestri francesi e britanniche operanti sul fronte orientale, si consulta di frequente col visconte Gord, capo dell'armata inglese, che lo accompagna in questo sopralluogo alle opere di fortificazione e agli equipaggiamenti bellici, che comprendono fra l'altro possenti carri armati da 30 tonnellate, dotati di un cannone e di alcune mitragliatrici. Aeronautica. I franco-britannici attribuiscono una grande importanza ai campi di fortuna improvvisati un po' dovunque, al riparo di cortine arboree che rendono gli apparecchi praticamente invisibili dall'alto. Una grande importanza strategica viene attribuita ai frequenti voli di ricognizione sulla linea nemica,